che c'è un tocco in più la signora, con le presentazioni, nelle presentazioni c'è un tocco in più la storia. Lei è storta proprio, vedi come ha queste coppe. Vabbè, siccome la leva di Conrad Assenza, ah sei proprio, aspetta, aspetta. Ma quindi sei proprio una lieva di Assenza? Ah, fan. Vieni qua, Monica. Buongiorno a tutti, questa è una granita alla fragole tradizionale classica con fragole biologiche di Fiume Freddo. Qui abbiamo anche un po' di succo di limone che è anche antiossidante, da diciamo, freschezza alla granita, zucchero e un tocco di vaniglia. Sì, succo di limone che diciamo, non fa ossidare la fragola e dare un po' di freschezza. Devo dire che questa è una delle mie esperienze con Capietzer, ho fatto corsi con loro, quindi... Fatto il corso col professore Luca. Sì, è una dose che mi piace molto. Se c'è una buona fragola rossa all'interno. Magari avrebbe aggiunto qualche fragolina per renderla ancora più profumata. Non volevo aggiungere perché fragolina ha un gusto diverso. Sì, ma appartiene sempre alle fragole, sì, cioè sì. Per risaltare il gusto, il profumo sì. Che di settembre non ha profumo. Noi aggiungiamo, però questa non è coltivata alle sere, è coltivata. Sì, sotto il sole, quindi la fragolina di bosco intanto aggiungiamo in pasticceria, questo sì, però siccome oggi nelle ingredienti non era specificata fragolina, quindi non ho voluto mettere la fragolina. Sì. Non oltrepassava. Sì. Rendeva solamente un po' di profumo in più. È uscito dalla macchina, quindi non è stata neanche in frigo. Questa cosa qui ti piace, anche se non ti piacciono le fragole, questo ti piace. È anche la macchina che è ottima, F6 per le granite. Non è perché c'è qui... Questo merita un punto di più, io nella mia pasticceria ho questa macchina, quindi un punto più per la macchina. Sono piena. Comunque, a quanto ho capito, veramente fa innamorare le persone questa macchina, perché l'altro giorno Corrado Senza diceva che da piccolo, invece del motorino a 14 anni, in regalo ha ricevuto la sua prima macchina, era la B, se non sbaglio, non mi ricordo, ma, sì, una Cattabriga. C'è vento una C6. Proprio C6 perché qualche annetto fa ancora era una serie precedente. Sì. Vedo che stanno credendo, no? Stanno... Non lo so, volete anche il pis? Ma questa non si può portare, è inutile, quindi mangiala tutta quanta qua perché no? Rimarrà solo il ricordo di questa granita. Ci potete venire a trovare, siamo a Santa Casa di Battiati, alla ex Villetta in via Bellini, e troverete sempre, anche le brioche, facciamo le brioche solo con il burro, non usiamo margarine, perché abbiamo deciso di fare pasticceria salutistica, quindi abbiamo deciso di usare olio di oliva e burro, come cioè, unico grasso che abbiamo in pasticceria. Anziché lo strutto, che noi da qui si usa lo strutto. Sì, sì, noi non lo usiamo, più per motivi di... Lei che dosa? Una parentesi, mette 5, 6, 7 tulli d'uova a chilo. Ah, questo è un segreto, non si può dire. Comunque se la porta la guarda. Bene, io ringrazio Monica, grazie. Grazie.